Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo nell'episodio numero 72, se non sbaglio, sì, penso di sì. Signori, allora, io sono allo stesso punto dove siamo registrati ieri, perché appunto sto registrando in successione. Questa è la nostra bellissima zona degli incantesimi, con la vista sul nostro bellissimo ferrovia. E che dirvi, signori? Allora, prima di partire col video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i sostegni e per il supporto. E vi ricordo di iscrivervi al canale perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno. E tutto dipende da voi, signori. Per me sarebbe un gran risultato, ma tutto dipende da voi. E ovviamente, signori, verso ottobre, già l'annuncio, vediamo un attimino di iniziare anche una nuova serie. Non vi dico niente, però vediamo un attimino di iniziare una nuova serie sul canale, se ovviamente voi mi supportate. Allora, signori, cosa facciamo oggi? Oggi facciamo la zona delle mappe. Voglio la mappa dall'alto del nostro mondo. Sì, mi sono sempre piaciute quelle mappe che poi tu vedi i cambiamenti. Sarebbe stato bello farlo all'inizio per avere una mappa d'inizio e una mappa in corso d'opera, però non ci ho pensato, ma vabbè. Non fa niente, non succede niente. Dove la facciamo? Allora, qui c'è la nostra, diciamo, piazza del paese. La zona delle mappe la voglio fare qua dietro. Allarghiamo un attimino questa zona di qua. Qua abbiamo tre blocchi, faremo un cartellone alto di largo 3, alto 2, in cui andremo a mettere la mappa della zona. Vediamo poi un attimino come si sistema il tutto. Allora, per fare le mappe a noi ci servono 1 staccionate che dobbiamo andare a fare, le faremo con che cosa? Intanto dobbiamo andare a seminare un alberello che non me ne ha dato neanche uno il bastardo, quindi alberello qui, perfetto. Vediamo quindi se le staccionate con che colore lo possiamo fare. Allora, abbiamo tanta betulla, possiamo farlo con la betulla, così cambiamo un attimino il mood, direi di sì. Questa non ci serve, questa non ci serve, ok. La zona là dietro la potremmo allargare con l'asse di quercia scuro, che se non sbaglio da quel lato quercia scura non ne abbiamo. Sì, perché abbiamo tutto betulla, abbiamo solamente questa zona di qua. Sì, mi piace, così andiamo a mantenere questo mood di qua. Quindi chiudiamo questa zona di qua. Ok, direi anche di continuare un altro. Sì, ora lo continuiamo, signori. Ora lo continuiamo, così proprio chiudiamo questa zona di qua. Sì, perché lo voglio fare qua dietro proprio, deve essere una cosa a sé stante in maniera indipendente. Lo chiudiamo tutto, sì, ma io direi di sì, dai, chi se ne frega praticamente, e chiudiamo tutto quanto, così viene anche più spazio eventualmente per fare altri progetti e per non cadere di sotto soprattutto, che quello, no, mi sono finiti, mannaggia, una torcina qua, grazie, e sì, va bene, dobbiamo semplicemente fare un altro giro qui, quindi mi serve altra legno scuro, dobbiamo trasformare un po' di questi in blocchi perché dobbiamo fare gli sticchettini, trasformiamo questi perché ci servono, ok, così che torniamo a casa li facciamo direttamente nella crafting table che abbiamo qui a casa e poi dobbiamo andare a recuperare la redstone, la carta, allora mi serve questo, ok, e direi che per ora ci siamo. Costruiamo gli sticchettini di betulla, le staccionate di sto scemo, no, ma io ce l'ho, scusami, perché non me le fai fare? Staccionate di betulla, allora mettimene, quante me ne servono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 3, 6, no, dobbiamo farne un altro giro così, ok, 9, il legno ce l'abbiamo e così dovremmo già avere la base della nostra lavorazione, così possiamo anche andarci ora finalmente da questa parte di qua. Qui stava a cascare di male, qui cerchiamo una chiusura così, se io metto questo quello lì rimane vivo, se io posso solamente chiudere così, va bene, dai, meglio di niente. Qui chiudiamo, ok, qui chiudiamo, ok, qui allarghiamo di un giro perché metterlo qui mi sembra troppo vicino. Sì, troppo vicino al mulino. Anche se effettivamente sarebbe meglio. Sì, dai, facciamolo qua. No, cambio di programma. Facciamo un altro giro. Non mi piace che voglio che qui sia bello chiuso. Facciamo così.
facciamo così. Perfetto. Eventualmente non arriviamo proprio a filo. Siamo un attimino fuori linea. Là è una cosa enorme, è venuta praticamente. Sì, è venuta molto grosso. Qua quanto siamo? 1, 2, 3. Quindi 1, 2, 3 a filo con questo. Quindi diciamo che dovremmo di qua iniziare a levare. È giusto? Sì, 1, 2 e 3. Quindi questo dovremmo levarlo tutto di sicuro. Penso dovremmo levare anche questo per mantenere un disegno un attimino, un poco più. Sì, perché a me 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. A meno che non levo pure questo, così facciamo il disegno ok. Se metto proprio le mappe 1, 2 e 3, uno lungo, leva questo. Ok, forse così ora ci siamo. Forse così ora ci siamo. Il cacchio. Dobbiamo levare questo, dobbiamo levare questo, dobbiamo levare questo. Però non mi torna. C'è qualcosa che non mi torna nel disegno. Decisamente no. Perché abbiamo 1, 2, 3 e quello lungo di là. 1, 2, 3 e quello lungo di qua che sono da 2. Vabbè, chi se ne frega, signori, poi un giorno cercherò di capire quale sta il problema. Allora, 1, 2, 3. Questo però lo leviamo perché tu non c'entri niente. Mettiamo 1, 2 e 3. Perfetto. E poi mettiamo 1, 2 e 3. Penso che sono tre quadretti. Ci verrà una bella zona di mappa. Decisamente sì, decisamente sì. Però, una bella zona di mappa. Cosa ci manca? Ci manca innanzitutto dobbiamo fare i cosi qui. Me ne servono quanti? Me ne servono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne ho solamente 2. Ok, me ne servono altri 4. Quindi facciamo così. E facciamo così. Facciamo così. Ok, facciamo così. Ok, poi facciamo così e facciamo così, così questo lo consegniamo pure. 40. Riesco a farne 4? 5, la voglia. 1, 2, 3 e 4. Ok. Perfetto. Andiamoli a piazzare, così il tutto prende sempre più forma. Qui finalmente possiamo passare senza rischiare di cadere male. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mi serve una torcina, però mettila una qua e una qua. Perfetto, diamo luce alla zona. Dopodiché mi serve la carta, che qui dovrei avere un pochino. Qui abbiamo 15 fogli, mi bastano, però ne facciamo un altro pochino con questo. E la redstone che abbiamo nel magazzino. Sì, la rottura di scatola di sto magazzino è che ogni volta dobbiamo andare a recuperare le cose. Se lo facevamo quando avevamo le casse a casa avevamo tutto a portata di mano, però era una gran cagata praticamente. Stavamo uscendo fuori noi e stava rimanendo tutta la casa piena di casse. Allora, trasformiamo tutta questa redstone. Ora, noi dovremo fare prima le bussole. Bussole, perfetto. Me ne servono 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perfetto. Ok, e ora dovremmo poter riuscire a fare le mappe. È giusto? Perfetto. Però me ne fa solamente una perché giustamente non c'ho più carta. Ottimo, quindi abbiamo un piccolo problema di carta, signori. Un piccolissimo problema di carta, così ne riesco a fare solamente altre due. Ok. Siamo a 3, me ne servono altre 3. No, mi manca solamente la carta. Perfetto, andiamo a recuperare un altro po' di carta al volo. Dormiamo. Dopodiché cerchiamo di capire come poter fare queste 6 zone della mappa. Ma sì, pigliale tutte. Andiamo a casa, dormiamo. Trasformiamo questa carta in questa, le canne da zucchero in carta. Dopodiché ci spariamo tutte le mappe, signori. Ma sì, fai tutto senza indugio. No, ne riesco a fare solamente. Che rottura di scatole in mano. Mi manca. Ah no, aspetta. 8.
Questo al mio paese si chiama culo, signori. Questo al mio paese si chiama culo. Allora, abbiamo un inventario tutto pieno di cacate assurde. Facciamo così, e abbiamo qui le 6 mappe. Perfetto, iniziamo con la prima. Signori, vediamo dove siamo. Sbam. Ok, la prima mappa già abbiamo tutto quanto il villaggio. Tutto quanto il villaggio. Spettacolo, guardate che carino. Mi piace, mi piace. Mi piace. Ok, quindi la prossima mappa, fatemi capire un attimino, dobbiamo andare oltre. Ok, sono un attimino confuso. La seconda mappa dobbiamo andare dove c'è. Allora, o scendiamo intanto di qua. Noi dobbiamo per capire un attimino, questa sarà quella centrale, quindi dobbiamo fare quella a destra, quindi dobbiamo andare tutto di qua. Dobbiamo andare tutto di qua. Aia, mi sono fatto male alle ginocchia. Appena usciamo da questa zona della mappa, appena usciamo dalla zona della mappa, disegniamo l'altra. Ci siamo. Ok, dovremmo già essere fuori, e quindi va bene. Andiamo a disegnare l'altra mappa. Perfetto. Poi torniamo indietro e rientriamo nel nostro mood, nel nostro mondo. Sto rientrando nel mondo? Secondo me no. Da cazzo è casa nostra? Di qua. Sono scemo. Mi sono perso nel giro di 30 secondi. Va bene. Dettagli. No, ma infatti non sto andando verso casa nostra. Dove cazzo è casa nostra? Perché non vedo più casa nostra, signori? Com'è possibile che non vedo più casa nostra? Scusa, mi dai l'altra mappa? Dove sto andando? Devo andare di là io. Mannaggia. Cioè, non riuscivo più a orientarmi, cioè, vi rendete conto? Mi fai salire prima che vomito male? Ok, eccola qui che spunta casa nostra. Ok. Saliamo. Ora, però, aspetta un attimo, se noi andiamo in questa direzione di qua, senza che annego male, se andiamo in questa direzione di qua, riusciamo a fare anche l'altro giro di mappa. L'altro giro di mappa, così abbiamo già 4 mappe, ce l'abbiamo. Dai, è così. E qui non sono zone inesplorate. Però fanno sempre piacere. Dai, dai. Ora, se non sbaglio, siamo fuori mappa. Perfetto, però devi disegnare questa. Ok. Quindi, damose. Dove me l'hai messa? Qui. Ok. E la voglio vedere però. Mi manca quel pezzettino di là da esplorare, ma non c'ho voglia. Andiamo di qua. Appena superiamo questo punto di qua, possiamo disegnare l'altra mappa. Perfetto, che dovresti essere tu. Con la ferrovia che va a tagliare. Perfetto. Andiamo tutto dritto di qua. Andando tutto dritto di qua, noi becchiamo l'altra mappa di qua davanti, poi torniamo leggermente indietro e becchiamo, cioè torniamo leggermente indietro, andiamo verso destra e becchiamo l'altra mappa da quel lato. Ok. Pensavo che il villaggio venisse preso da più mappe, invece proprio siamo al centro del chunk. Praticamente sì, praticamente siamo al centro del chunk. Smetti di saltellare come un pirla. Disegna anche questa. Ok, perfetto. Effettivamente siamo di qua. Ora dobbiamo semplicemente andare in questa direzione di qua e saremo nella parte davanti di casa nostra. Sì, mi mancano dei pezzi, signori, che dovrei esplorare, ma un giorno voglia, un giorno lo faremo, un giorno lo faremo. Non si sa quando, ma un giorno lo faremo. A posto. Ci siamo, abbiamo le mappe di casa nostra, che casa nostra in teoria dovrebbe essere di là. Perfetto. Ok, allora questa sarà quella che devo mettere. Da cazzata devo mettere questa davanti. Davanti. Sì, ora ci divertiamo. Ora ci divertiamo a comporre il mosaico delle mappe. No, dai, è facile, è facile. Basta piazzare la prima e capiamo tutto. Forse. Ok, allora andiamo di qua, andiamo di qua,
Allora, abbiamo detto questa dovrebbe essere questa di qua. Ok. Poi abbiamo questa che è quella di casa nostra, che dovrebbe essere questa di qua. Ok, è il disegno a patta. Poi abbiamo. Allora, vediamo un attimino. Qua ci passa la ferrovia, quindi questa deve essere questa di qua. Ok. Qua c'è mare e quindi penso sia questa di qua. Perché era quella che non avevamo esplorato, perfetto. Questa non l'abbiamo esplorata da parte alta, quindi sei tu. E questa di qua è questa. Perfetto, signori. Abbiamo la mappa del nostro mondo. Guardate tutte le varie costruzioni: il magazzino, la zona degli incantesimi, l'acquario che si vede poco, però mi piace. L'acquario che si vede poco, la fontana, il villaggio. Questo è il mulino con la zona degli obiettivi. L'albero della vita, la zona degli incantesimi, qua ci sono le mucche, le pecore e i polli, il portale del Nether, il pozzo della miniera, la farm di lava. Dai, dai, signori, è carina. E qua c'è tutta la ferrovia che parte e non ha una fine praticamente. Questa parte non ha una fine. E di qua invece dovrebbe esserci, ecco, qua si vede l'altra ferrovia che va a scendere qua sotto. Mi piace, signori, che cosa carina, che cosa carina. Tutti questi punti rossi saranno i funghi rossi, ne potremmo piantare di più in questa zona qua, così diamo colore a questa parte di qua. Questo che cos'è? Questa cosa marrone qua sotto non so cosa sia, non me lo ricordo. Va bene, signori, detto questo abbiamo raggiunto l'obiettivo delle mappe. Signori, mi piace, mi piace, mi sono sempre piaciute fare una mappa del proprio villaggio. Detto questo ce l'abbiamo e io sono orgoglioso, signori. Detto questo vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti, per il supporto e noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga! Ciao!